In nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Eccellenza reverendissima, in questo giorno solenne di grande festa per la comunità di Acri, perché il Beato Angelo è compatrono della città di Acri, di grande festa per la nostra religiosa provincia, perché il Beato Angelo è un santo confratello dell'Ordine dei Frati Cappuccini. E a nome
di tutta la nostra fraternità io le do il benvenuto, ringraziandola per aver accettato il nostro invito. L'11 ottobre scorso, durante la solenne celebrazione da lei presieduta nella Cattedrale di Cosenza, lei ci ha fatto attraversare la porta della fede, nell'anno che il Santo Padre vuole per che la fede sia confermata nella vita di ciascuno di noi. E noi abbiamo mosso i primi passi in questo anno della fede insieme al Beato Angelo d'Acri, in una solenne novena che ha visto coinvolto il popolo di Acri e tanti pellegrini giunti da ogni parte della Calabria. E oggi abbiamo anche la gioia di accogliere un pellegrinaggio che arriva dagli Stati Uniti d'America, che è venuto a celebrare la festa del Beato Angelo, accompagnati questi pellegrini da due sacerdoti di origine americana. Questa festa dunque ci introduce nell'anno della fede. Noi chiediamo al Beato Angelo che ci prenda per mano e che ci porti verso il Signore Gesù. Approfitto anche per ringraziare della loro presenza il sindaco di Cetraro, il sindaco di Acri e le autorità militari che li accompagnano. E il sindaco di Cetraro ormai è una tradizione per la città di Acri dopo il gemellaggio avere la presenza della comunità di Cetraro qui nella nostra basilica per la riaccensione della lampada sulla tomba del Beato Angelo. Grazie a voi per essere qui. E voglio anche approfittare per ringraziare tutti quelli che hanno dato il loro aiuto. E una piccola curiosità. A volte le coincidenze che ci capitano nella vita ci confermano che stiamo camminando verso la meta giusta. Se voi notate, l'arcivescovo e i due diaconi hanno un parato antico, i due diaconi a fianco all'arcivescovo. Questo parato, per le celebrazioni, questi paramenti, sono stati confezionati nel 1939 dagli emigrati di Acri in America. E quest'anno, rispolverandoli un po', li abbiamo portati dalle suore e li abbiamo fatti restaurare. E questo forse è servito per far arrivare il pellegrinaggio dall'America qui. La voglio leggere come una coincidenza. Una coincidenza, e in questa coincidenza vedere anche la mano del Signore e il Beato Angelo che si fa strada, ecco, nella nostra vita. Grazie ancora Eccellenza per la sua presenza e auguro a tutti una buona celebrazione. Pace e bene. Pace a voi, fratelli e sorelle carissimi, da colui che è, che era e che viene, e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti. Pace a voi, che facendo memoria delle meraviglie compiute da Dio nostro Padre, con l'opera dello Spirito Santo, nel suo servo fedele, il Beato Angelo d'Acri, vi radunate intorno all'altare di Cristo Gesù. Iniziamo la celebrazione di questa solenne Eucaristia con l'animo ricolmo della misericordia di Dio e la mente illuminata dalla luce di Cristo, Signore del tempo e della storia. Confesso a Dio onnipotente colpa, di pregare per me
Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Reverendissimo Padre, la comunità ecclesiale di Acri e di Cetraro chiede di benedire quest'olio per accendere la lampada votiva della città, perché arda presso l'urna del Beato Angelo come segno di fede e di gratitudine al suo più illustre concittadino Luca Antonio Falcone. Sii benedetto Dio nostro Padre, creatore del cielo e della terra. Nel frutto delle olive tu ci hai dato un segno della tua provvidenza e un messaggio di pace e di amore. Stendi la tua mano su di noi e su quest'olio che ti presentiamo al ricordo del Beato Angelo. Ravviva nei cuori la luce della fede e il fuoco del tuo amore. Sia luce per chi cammina sulle strade del Vangelo, sia luce per chi vive nel dubbio e nell'errore, sia luce per chi ha smarrito la strada di Dio, per chi vive le fatiche della fede, per chi è provato dal dubbio, per chi soffre nel corpo e nello spirito, sia balsamo e forza, sia gioia per i poveri di speranza e per tutti gli uomini, per Cristo nostro Signore. Con questa luce pasquale riaccendi la lampada votiva del Beato Angelo, perché la sapienza del Vangelo fondi la civile convivenza della nostra gente. A nome di tutti i cittadini di Acri
e di cetraro, rinnova a te, beato angelo, l'offerta dell'olio, riaccendendo la lampada votiva. Con questo simbolico gesto esprimiamo l'amore che tutti gli ecclesi hanno per te e imploriamo la tua costante protezione. Vigila, o beato angelo, sul nostro popolo, illumina i governanti, veglia e guarda con benevolenza la nostra città di Acri e di Cetraro. Rafforza i vincoli di unità, solidarietà e fraternità. Benedici tutti i lavoratori, dona loro e a tutte le famiglie prosperità e pace. Accetta, o beato angelo, apostolo della Calabria, compatrono della città di Acri, l'offerta dell'olio per la lampada votiva che questi tuoi concittadini rinnovano a te. Fa che questo popolo, fedele alle radici cristiane, vivendo in comunione e fraternità, concorra al progresso dell'umanità per il bene e la pace di tutti, per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo. O Dio, che al tuo sacerdote, il beato angelo, donasti la grazia di richiamare i peccatori alla penitenza attraverso la predicazione e i miracoli, concedi a noi, per i suoi meriti e le sue preghiere, di poter degnamente piangere i nostri peccati e meritare di conseguire la vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vi regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Lo Spirito del Signore di Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione. Mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai poveri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati,
a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di misericordia del Signore, un giorno di vendetta per il nostro Dio, per consolare tutti gli afflitti, per alleviare gli afflitti di Sion, per dare loro una corona invece della cenere, olio di letizia invece dell'abito di lutto, canto di lode invece di un cuore mesto. Essi si chiameranno querce di giustizia, piantagione del Signore per manifestare la sua gloria. Parola di Dio. Il Signore è vicino a chi lo cerca. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, ascoltino gli umili e si rallegrino. Il Signore è vicino a chi lo cerca. Celebrate con me il Signore, esultiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore e mi ha risposto, da ogni timore mi ha liberata. Il Signore è vicino a chi lo cerca. Guardate a Lui e sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti. Gustate e vedete quanto è buono il Signore, beato l'uomo che in Lui si rifugia. Il Signore è vicino a chi lo cerca. Temete il Signore e i Suoi santi, nulla manca a coloro che lo temono. I ricchi impoveriscono e hanno fame, ma chi cerca il Signore non manca di nulla. Il Signore è vicino a chi lo cerca. Dalla lettera di San Paolo ai Filippesi. Fratelli, tutto ormai io reputo una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Gesù Cristo, mio Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero come spazzatura, al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui, non con una mia giustizia derivante dalla legge, ma con quella che deriva dalla fede in Cristo, cioè con la giustizia che deriva da Dio, basata sulla fede. E questo perché io possa conoscere Lui, la potenza della Sua risurrezione, la partecipazione alle Sue sofferenze, diventandogli conforme nella morte, con la speranza di giungere alla resurrezione dei morti. Non però che io abbia già conquistato il premio o sia ormai arrivato alla perfezione, solo mi sforzo di correre per conquistarlo, perché anch'io sono stato conquistato da Gesù Cristo. Fratelli, io non ritengo ancora di esservi giunto, questo soltanto so, dimentico del passato e proteso verso il futuro. Corro verso la meta per arrivare al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù. Parola di Dio. Chiamati amici, dice il Signore, perché tutto ciò che ho udito dal Padre ve l'ho fatto conoscere. Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore. Come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Voi siete miei amici se farete ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando, amatevi gli uni gli altri. Parola del Signore. Ringrazio il carissimo Padre Superiore, guardiano, per il saluto che ha voluto rivolgermi e per l'invito che a nome della comunità dei frati ha rivolto anche quest'anno al Vescovo diocesano. Saluto lei, carissimo Padre Provinciale, che questa sera
concelebrando con il Vescovo, esprime quella paternità verso questa sua famiglia, i Cappuccini, ma verso questo popolo di Acri, che vive un'esperienza di fede molto significativa nel ricordo del concittadino, della guida spirituale, e che forse meglio di ogni altro ha interpretato la ricchezza di valori umani e cristiani di questo popolo di Acri. Saluto con lei i suoi frati, i presbiteri, i parroci, i diaconi, i signori sindaci, un bel gemellaggio tra il mare Tirreno e questa nostra montagna che già si affaccia però anche al mare Ionio. Un gemellaggio di due popoli che rappresentano quella Calabria che il nostro Beato Angelo percorso visitando e parlando a tutti. Saluto i sacerdoti venuti dall'America assieme a tanti figlioli che discendono da padri nobili di questa terra di Acri. E devo dire a voi che venite da lontano, ma lo ripeto anche a noi gente vicina a questa devozione al Beato Angelo, che Acri non si smentisce. E qui stasera, e per arrivare al santuario, alla basilica, mi sono ricordato di quello che è stato detto dai tempi del Beato Angelo, che quando parlava lui, manco le gatte stavano a casa. C'era tutto un popolo, come c'è questo popolo attorno a lui quest'anno e ogni anno. Una devozione che non diminuisce, che aumenta. In genere si dice quest'anno c'era più gente, quest'anno possiamo dirlo c'è molta più gente. A chi ritorna come me per questa occasione non è sfuggito lo spettacolo di un popolo che saliva e scendeva da questa bella basilica dove era onorato il santo, il concittadino. Carissimi fratelli e sorelle, la parola di Dio illumina questa celebrazione liturgica in maniera meravigliosa. Questo ragazzetto che sente la prima spinta ad entrare nel noviziato diventa poi il novizio pendolare, lascia la prima volta, poi la seconda volta, poi la terza volta, credo superando anche uno statuto, mi pare, è stato accolto. Un episodio che mi ha fatto pensare come il Beato Angelo sia stato alla ricerca del Signore e il dubbio, l'incertezza, non l'hanno distolto. Il ricercatore di Dio ha trovato. E nell'accoglienza della famiglia dei Cappuccini, dei frati minori Cappuccini, ha trovato una stabilità di fede che lo ha aiutato a crescere, a diventare presto anche prete, presbitero nel 1700. Ritrovandosi con dentro quella gioia della conquista, un conquistato come Paolo, abbiamo sentito stasera dal Signore, un conquistato in pienezza, che era tanta la ricchezza e della gioia di questo incontro nel profondo della sua vita, che divenne un annunciatore formidabile
tanto da attraversare molta strada nella nostra Italia meridionale, in modo particolare nella nostra Calabria. I santi anticipano sempre quello che poi noi scopriamo nel tempo. Si parla infatti in questo nostro tempo di una fede inculturata. Ed ecco il beato Angelo. Parlava alla gente col linguaggio della gente. Un uomo del popolo che interpretava, cioè, le esigenze profonde dei suoi fratelli. Un conoscitore dell'animo umano. Un predicatore instancabile, perché il fuoco che lo bruciava dentro era tanto. Perché su di lui, come abbiamo sentito dal profeta, lo Spirito del Signore si è posato per annunciare la buona novella. Quella conoscenza profonda del Signore, in modo particolare del Cristo crocifisso, dell'innamorato degli uomini, ha fatto di lui un innamorato di Cristo. Lo trasmetteva perché lo possedeva. Il predicatore che nel tempo in cui c'era molto barocco anche nella parola, parlò un linguaggio semplice, ripeto, il linguaggio della gente. Parlò con quella semplicità che conquista di più l'animo della nostra gente. Non troppo orgicogoli, ma fedele al suo padre fondatore Francesco, Vangelo sine grossa, l'essenziale. E l'essenzialità di questo Vangelo che portò da tutte le parti, l'ho fatto anche un predicatore richiesto. Parlò dell'amore di Dio. Quell'amore che egli presentava agli altri nella cifra più alta, che è il crocifisso di Cristo Signore. Lo ritrae l'arte del tempo, ma anche oggi, con un crocifisso in mano. Ed è Paolo che, scrivendo ai Corinzi, si gloria di non aver parlato altro di Cristo e di Cristo crocifisso. Non coscienza umana, ma quello spirito di fede che fa incontrare l'amore crocifisso per parlare ai fratelli di questo amore grande, che è il più grande, perché chi dà la vita per i propri amici è l'amico più certo, più vero, più autentico. E parlò con il crocifisso in mano alla gente del suo tempo. Parlò, fratelli e sorelle, manifestando l'amore di Dio. Egli, che per l'amore a lui aveva considerato spazzatura ogni cosa, per una scelta non minimale, ma per una scelta totale, ha scelto il Cristo. Ritorna la parola che abbiamo ascoltato di Paolo agli Efesini: ho reputato spazzatura tutto il resto. Ha cercato, nei suoi dubbi adolescenziali, giovanili, ha trovato. E dopo aver trovato, non è più il pendolare così chiamato nel tempo, ma l'uomo stabile che della croce di Cristo ha fatto il suo innamoramento per predicare agli altri questo amore di Dio e per convertirla all'amore. Carattere forte, non ha mai minimizzato le cose. In alto la sua parola. L'amore, cari fratelli e sorelle, non minimizza, ma rende assoluto
quando l'amore è vero e profondo. E questo amore assoluto egli ha predicato anche in maniera forte, come ci raccontano gli uomini del suo tempo. E quindi invocando quel cammino penitenziale di conversione, perché l'amore converte, l'amore trascina. Cari fratelli e sorelle, vi dicevo, Acri non si smentisce. Ma domandiamoci, perché credo che onorare il Beato Angelo significa anche fare oggi il nostro esame di coscienza. Cosa ci dice oggi Angelo a noi? Cosa vuole scrivere nel nostro cuore? Non è una devozione che passa. Acri vive questa fedeltà lungo il tempo, lungo i tempi, smentendo ogni ricerca sociologica che parla di fede che viene meno, di devozione che si smentisce poi nella vita. Dobbiamo noi, figli del nostro tempo, con la nostra vita, dare testimonianza a chi non è passato in vano in mezzo al nostro popolo, alla nostra gente, di chi non è oggi cercato e riverito con devozione grande, senza nobilitare la nostra vita, cambiando tutto ciò che dobbiamo ritenere spazzatura, tutto ciò che il mondo ci offre per annebbiarci sulla via di Dio e guardare a Lui col crocifisso in mano, che indica la via della vita e quindi la conversione. Siamo passati dalla porta della fede, vero Padre Superiore, l'11 ottobre. La porta Fidei, fratelli e sorelle, in quest'anno della fede, e come ci sarà, deve esserci maestro il Beato Angelo, la porta Fidei sono tutti i momenti in cui siamo capaci di lasciare un mondo di peccato e di tenebra per entrare nel regno della luce. Ma non solo entrare, quella porta Fidei che varchiamo per arricchirci ancora della parola, per sostentarci col pane che viene dall'alto, che scende dall'alto, per incontrare il Cristo crocifisso che ci abbraccia nel perdono della riconciliazione, che ci dà pace. Quella porta Fidei che ci ha visto entrare deve vederci uscire rinnovati. Magari passando qui ad Acri, dinanzi a quella reliquia preziosa che è lì, per dire al Beato Angelo: noi adesso usciamo perché vogliamo venerarti dopo averti pregato, sulle strade da te percorse, sulle tre tracce da te lasciate per vivere una vita nuova, una vita redenta, per portare, come ieri, l'altro ieri anzi, tu hai portato nel cuore degli acresi un annuncio di gioia, che è semplice: Dio ci ama, Dio ci ha amato davvero, e il crocifisso è il testimonio fedele nel tempo e per l'eternità di questo amore col quale siamo stati amati e che attende la nostra risposta di fede. Porta Fidei per entrare, porta Fidei per ritornare nel mondo e vivere con gli altri, soprattutto con gli ultimi, con i poveri, quelli amati da Lui in modo particolare, portare questo amplesso di gioia, di pace, di amore a tutti, in quella solidarietà che deve contraddistinguere nell'ora presente il mondo dei cristiani, che vivono il culto per portarlo nella vita, che celebrano l'amore
su questo altare per portare una mensa di umanità dove l'amore viene condiviso, spezzato, distribuito nell'impegno costante, fratelli e sorelle, di essere cristiani davvero finalmente. Non i cristiani che trovano solo un rifugio nella Chiesa per i loro bisogni, ma che si arricchiscono dentro questo Tempio, in ogni Chiesa, per portare e cantare l'amore di Dio a tutti. Allora è bello sentire che gli acresi non si smentiscono, non solo salendo al santuario, ma ritornando dopo questa celebrazione nei luoghi della nostra quotidianità e dire che siamo i figli di Dio, ma poter dire anche siamo gli amici del Beato Angelo, il nostro compaesano, il nostro concittadino, il testimone di una storia lontana che vede acri nel tempo, fedele al suo Signore, fedele alla Chiesa, incantata, acri di un amore che si deve condividere e che Beato Angelo ci ha lasciato come testamento scritto nel cuore di ogni acrese. Quest'anno della fede, come ci raccomanda il Papa, rinnoviamo con la professione, che adesso insieme celebreremo, la professione della nostra fede. Credo in un solo Dio. Nella carità dello Spirito Santo facciamo grande il nostro cuore, fratelli e sorelle carissimi. Celebrando la festa del Beato Angelo, facendoci interpreti presso Dio nostro Padre delle necessità di tutti, specialmente di chi soffre e di chi è da Lui più lontano. Preghiamo il Signore con la certezza di essere esauditi perché Dio è più grande del nostro cuore. Ripetiamo insieme, ascoltaci, oh Signore, perché a tutti i popoli della terra sia predicato il Vangelo e si faccia un solo vile con un solo pastore. Preghiamo. Perché il Papa, i Vescovi e i Sacerdoti, al mandato ricevuto da Cristo, compiano con coraggio e dedizione la loro missione di pastori per il bene del popolo di Dio. Preghiamo.
sulla base dei principi evangelici, il Beato Angelo condannava le ingiustizie e i soprusi verso la povera gente. Coloro che ci governano riconoscono a tutti gli uomini i diritti alla libertà, al lavoro, alla pace. Preghiamo. Per la città di Acri, che si onora di annoverare tra i suoi figli il Beato Angelo, perché fedele alla verità del Vangelo e illuminata dal fulgido esempio del Santo Cappuccino, testimoni alle nuove generazioni le profonde radici cristiane della nostra terra. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché attraverso la partecipazione all'Eucaristia ci santifichiamo alla sorgente stessa della santità. Preghiamo. Padre Santo, che in Cristo ci comandi di amarci gli uni gli altri, concedi a noi, per intercessione del Beato Angelo, di rimanere in Cristo e nel suo amore, per poter possedere la gioia piena e offrirti nel tuo spirito sacrifici a te graditi, per Cristo nostro Signore. Amen. Thank you.
perché il sacrificio della Chiesa, in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria, sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accetta, Signore, l'offerta del nostro servizio sacerdotale nel ricordo del Beato Angelo, e concedi che, liberi dagli affanni e dagli egoismi del mondo, diventiamo ricchi di te, unico bene, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore. Tu dona alla tua Chiesa la gioia di celebrare la solennità del Beato Angelo, con i suoi esempi la rafforzi, con i suoi insegnamenti la maestri, con la sua intercessione la proteggi. Per questo dono della tua benevolenza, unite gli angeli e i santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, il Beato Angelo, e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Benedetto, il nostro Vescovo Salvatore, il Collegio Episcopale e tutto il clero, e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli dell'unico Padre, datevi un segno di pace. La pace sia con voi.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Per la comunione faremo tre file qui vicino all'altare. Una vicino all'urna del Beato Angelo, una all'altare di San Francesco di Paola e due al centro della Basilica.
Preghiamo, Signore, con la luce e la forza di questo sacramento, guidaci nelle vie del Tuo amore. Conferma l'opera che ha iniziato in noi e portala a compimento fino al giorno di Cristo Gesù, che vive e regna nei secoli dei secoli. Ecco, Padre Arcivescovo, carissimi, prendo solo la parola non per aggiungerne tante altre, ma per avere una grande opportunità di dire dinanzi al Signore e a tutti voi, cari fedeli, il mio ringraziamento, la mia gioia della presenza, per la presenza del Padre Arcivescovo e anche per dirgli il mio grazie per l'affetto non solo di questa serata, ma anche per tutti gli altri momenti con cui il Padre Arcivescovo ci accoglie come frati cappuccini. Quindi è un grazie veramente sentito, Padre Arcivescovo. Come giustamente diceva lei, io sono padre e mi sento orgoglioso di questa fraternità, Padre. A cominciare dal superiore Pietro, perché vedo che vanno bene, vanno avanti. Mi hanno promesso però che in quest'anno della fede saranno più santi, perché non sono arrivati ancora, devono camminare molto. Ringrazio il clero anche sempre presente, è chiaro che non posso non ringraziare sempre con affetto i sindaci, Cetraro, Acri, con le delegazioni. Fra l'altro c'è anche quest'anno il comandante dei vigili urbani di Luzzi, mi sembra, ecco, ancora l'ho visto oggi. Grazie a tutti voi e grazie che mi preoccupo un po', lo dico all'arcivescovo, dovrei dirlo con un po' di parole soft, con quasi sotto silenzio, perché è una cosa un po', diciamo, che ci fa vergogna, ma io quando vedo tutta questa folla e la bontà di questi acresi, dico che forse ci vergogniamo un po', perché noi non diamo tutto quello che loro si aspettano, perché dovremmo dare tanto di più, e quindi la promessa nostra è sempre quello di essere a disposizione vostra, di tutti i fedeli, non solo quelli di Acri, ma sono venuti anche da tante altre parti, perché il nostro compito di frati è veramente essere mangiati dalle persone. Non sempre noi ci riusciamo, perché anche noi siamo in un cammino di conversione costante, ecco perché l'anno della fede ci dovrebbe aiutare in questo senso. L'ultimo ringraziamento che vorrei fare, senza togliere niente a nessuno, ma ai nostri due padri predicatori, abbiamo avuto due padri predicatori oggi da Napoli in questa novena, a padre Raffaele e a padre Gabriele, che hanno spezzato la parola e tutta la gente è stata contenta. Questo lo vogliamo dire anche a Padre Arcivescovo, perché possa essere anche orgoglioso di questo. Le devozioni vere sono quelle che sono sostanziate dalla formazione e dalla parola di Dio. Noi qua ci teniamo e, come vede, anche la liturgia è ben messa, perché ecco,
deve essere un'espressione, un segno della fede nel Signore. Tutto questo viene fatto a lode del Signore e per nessun altro motivo. Quindi il ringraziamento grande rinnovo al Padre Arcivescovo, a tutti voi, e che il Signore ci faccia, ci conservi molto a lungo in vita, in modo che ogni anno possiamo essere qua per rendere lode al Signore attraverso l'intercessione e la presenza del nostro Beato Angelo. Amen. Attraversiamo fra poco la porta della fede con la preghiera che abbiamo rivolto al Signore: fa che possiamo camminare nelle vie del tuo amore, perché poi l'essenza del nostro cristianesimo sta proprio qui. Qui abbiamo amato, contemplato, abbiamo accolto l'amore, abbiamo contemplato quello che il Signore continua a regalarci. È un dono grande il suo amore per noi. La porta fidea che attraversiamo adesso ci chiama a vivere l'amore qui celebrato, perché la messa continua nella vita e questa mensa eucaristica diventi una mensa allungata di umanità, perché parliamoci chiaro, cari amici agresi, tutto può diventare chiacchiera se non siamo capaci di amarci tra di noi. Tutto diventa chiacchiera, tutto diventa vita, perché l'amore genera vita e perché lo spirito di amore è spirito di vita. Buon cammino a tutti, ma se permettete gli auguri, perché qui ad Acri ci sono angele e angeli, tantissimi, e ho saputo che fanno la nostra oggi. Allora siate devoti di San, del Beato Angelo, ma c'è pure un frate Angelo. Auguri anche a te Angelo. E allora auguri di cuore e siate angeli per questa nostra terra di Calabria, che ha bisogno oggi più che mai, in un tempo di crisi, di angeli, di consolazione e di annunciatori di speranza. Signore sia con voi. Chinato il capo per la benedizione ed ogni invocazione rispondete Amen. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la solennità del Beato Angelo, compatrono della nostra comunità di Acri, vi benedica e vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato nel Beato Angelo la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Amen. Lo Spirito Santo, che nel Beato Angelo ci hai offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Testimoniate con gioia che Dio ci ama, andate in pace.